un attimo una cosa, Biancofiore, che impressione le fa tutta sta vicenda e anche questo dialogo che abbiamo fatto con i parenti di Casa Monica e anche con Federica Angeli? Che tutto questo sia servito a coprire qualcosa, innanzitutto, perché, vabbè, a parte loro mi fanno impressione ovviamente per le loro affermazioni, però io credo anche che loro non possano spingersi più di tanto a prendere le distanze da quello che lei ha enunciato e che ha fatto venire per le doc a tutti noi, perché penso che anche loro siano sotto ricatto, comunque sotto minaccia, perché all'interno della stessa famiglia temo che, non lo direte mai, ma io temo che siate i primi ad essere minacciati, perché se prendete la distanza da atti, diciamo così, facinorosi di violenza, allora se prendete la distanza ha ragione lei a dire dovete prendere la distanza anche dalla famiglia. Ma tutta questa storia a me ha colpito molto, perché c'è qualcosa che non mi quadra. Cioè? Perché quello che dice il signore è vero, gli zingari, diciamo così, rom, non si può più dire zingari perché sennò Luna racci no, in banchetta, sì, lo so, questa storia, eccetera. Solitamente in tutte le città italiane fanno questo tipo di funerali, che ovviamente, dai quali io ovviamente prendo le distanze, che sono folcloristici, in negativo, vogliono anche affermare la loro potenza, la loro intoccabilità, perché è questo quello che diceva giustamente la giornalista, ma nel funerale in sé, ognuno il funerale se lo fa come gli pare, certamente non è che butti le bombe con un elicottero dall'alto. Mi fa specie che a monte di tutto questo casino creato per un funerale, che come ha detto il signore ne sono stati fatti milioni di funerali di questo genere, poi ci sia, beh, insomma, in tutto il mondo, appunto, certo. Insediamenti zingari, poi ci sia stata questo montante di indignazione, in particolar modo in casa del PD, che governa da quasi sempre, a parte la parentesi alemanniana, la città di Roma. La cosa mi lascia estremamente perplessa, cioè vorrei chiedere alla collega Morani, come mai il PD si è indignato tanto per questo? E un'altra cosa vorrei affermare, l'ultimo poliziotto di Roma, assunto 3 giorni fa, sì, sa che c'è un problema a Casa Monica a Roma, sì, lo so io che sono di Bolzano, va sì, bene? Allora, il ministro degli interni, perché tutto quello che lei ha detto è giustissimo, ma a monte in tutta questa faccenda che manca lo Stato italiano, che manca effettivamente l'approfondimento di una situazione, che ci sono evidentemente degli ambienti che sono, come dire, contigui probabilmente a certe situazioni, perché altrimenti non ci si spiega come possano proliferare la delinquenza quando si conosce perfettamente il problema e non si capisce come possa indignarsi di cosa ha paura il PD. Il PD ha paura che parlassero in Santa Monica di questa conclusione. Sentiamo cosa dice Morani. Allora, il PD è talmente impaurito, sì, secondo quello che dice la Biancofiore, che siamo noi, attraverso Esposito Sabella, l'amministrazione Marino, ad aver chiesto per primi il commissariamento di Ostia, e l'Angeli lo sa bene. Dopo quella richiesta, Monica esistono da anni, non dopo adesso. Quella, appunto, dopo quella, siccome è il PD che ha preso l'iniziativa, perché la media del governo... del governo della città di Alemanno, quante il leggi quale adesso mi fai parlare, per cortesia, no, perché non possono dire Alemanno quando governano Roma da 20 anni, ti sto dicendo un'altra cosa, sì, ti sto dicendo che certo, scusi, il portato, la interrompo io per un secondo, sì, noi avevamo invitato l'assessore alla legalità Alfonso Sabella, sì, che ci ha detto preferisco si spengano i riflettori su questa vicenda e invece si accendono sul contrasto alle mafie e alla criminalità, esatto, peraltro la magistrato ritengo inopportuna la mia partecipazione a un programma, 70 per cui, persone. Vabbè, lo ringraziamo, esatto, se non altro ci ha risposto. Benissimo. L'amministrazione Marino si è intestata, sì, una battaglia sulla legalità epocale, tant'è che Marino è sotto scorta, e quello, il risultato invece dell'amministrazione Alemanno è che il signor Alemanno è indagato per associazione mafiosa. Il nostro sindaco è sotto scorta, Alemanno è indagato per associazione mafiosa. Quello che stiamo facendo noi, e il PD l'ha fatto, e il PD l'ha fatto della giunta Marino, noi per questo lo vuoi dire, abbiamo del PD, fatto questo lo vuoi dire, però pulizia, fatemi finire, noi guardiamo prima a casa nostra a differenza di altri, e allora guarda Buzzi, perché questa faccenda serve per capire proprio la capitale, te lo dico io, come finita, arrivo,
abbiamo commissariato il partito di Roma, abbiamo commissari in ogni municipio. Voi l'avete fatto? No, che dobbiamo l'avete farlo, fatto voi? Ma il nostro motivo, scusa, io adesso, la Sara Martini viene da un altro partito, ora è della Lega, ma prima faceva parte di un altro partito. Quelli, lo voi l'avete dato a questa pulizia? Secondo me no. Noi questa battaglia ce la siamo intestata a Biancofiore e del PD, anche vincendo. Qualcos'altro ancora non è stato chiarito. La magistratura lo farà. C'ho il tassativo, pubblicità. Eccoci qua, vi faccio vedere un servizio di, come potremmo dire, di costume, dai, così, di Valerio Minelli, anche per farci un sorriso, sulla famosa carrozza di Totò, carrozza usata, e la carrozza usata dai Casamonica per il funerale, prego. Prego. Oggi in Italia chi è che sceglie di fare un funerale di questo tipo? Cioè, di che numeri stiamo parlando? Quanti funerali con carrozza facciamo, si celebrano? Ne facciamo 150 l'anno. Non è vista come una cosa negativa, è semplicemente un po' ritornare a una tradizione antica. Uno degli elementi che più ha fatto discutere durante il funerale show di Vittorio Casamonica è stata la carrozza funebre. Uno sfoggio di lusso, un richiamo all'immaginario dell'uomo d'onore o semplicemente una tradizione? Per capirlo siamo andati in provincia di Napoli, a Calvizzano, dalla famiglia Cesarano. Chi ha bisogno di una carrozza per un corteo funebre si rivolge a loro. E così è stato per i Casamonica. Qui ci sono le stalle, ci andremo dopo, vedremo i cavalli. In questo grande capannone invece già le intravedo, ci sono le carrozze. Vede, adesso ce n'è una su un camion, perché questa qui deve partire sempre per un funerale. Potrei sbagliarmi, ma questa carrozza la riconosco. Questa è quella questa del funerale. Quella famigerata carrozza ormai. Vittorio Casamonica. 1910, cioè è stata costruita nel 1910, sì. È un secolo questa carrozza. Sì. Queste sono tutte intarsi a mano, con delle vernici d'oro, alcune sono oro zecchino. Questo è oro zecchino, no? Guarda. No, questo no, questo sono, ci sono delle parti all'interno, vicino al... Queste? Sì, vicino all'interno dove ho fatto la barra. Ah, quindi questo è oro zecchino. Poi ci sono dei bronzi, per esempio come i lampadari, le lampade che portano. Oggi costruire una carrozza del genere, no, a parte che non ci sono gli artigiani per farlo, ma avrebbe un costo... E quello vengono da voi, perché voi ce l'avete. Immenso. Il funerale di Totò è stato fatto con questa carrozza. Sì, è stato fatto con questa. Io so che al funerale di Totò questa carrozza è stata trainata da quattro cavalli. Dicono quattro. Sì. Al funerale di Vittorio Casamonica 6. Ma noi abbiamo fatto funerale al 10 e 12. Sono frisoni, vengono dall'Olanda. Dall'Olanda? Sì, per cui sono cavalli insomma che hanno una fisicità importante. Tra l'altro questi cavalli sono anche quelli che vengono usati da reali sia d'Olanda che d'Inghilterra, anche per l'amore vengono cavalcati. Abbiamo visto nel caso del funerale di Vittorio Casamonica erano sei cavalli. Ed è un numero standard. No, è anche poco fondamentalmente, perché quando ci hanno detto avete fatto questo funerale così eclatante, tutti questi cavalli, ho detto ma noi normalmente ne mandiamo 8. Anche con sé il funerale di Vittorio Casamonica ha fatto discutere e come. Proviamo quindi a fare chiarezza su alcuni punti che ancora oggi non sono stati chiariti. Innanzitutto il prezzo. La cifra esatta pagata dai Casamonica per questo servizio. Il servizio noi abbiamo emesso una fattura che tra l'altro è stata acquisita agli atti. E quant'è? È 2.500, è questo il prezzo. Sì, sì. C'è poi il discorso della tradizione, insomma, quello di Vittorio Casamonica non è il primo funerale rom o sinti con carrozze e cavalli, è così? Loro nascono come commercianti di cavalli, certo. Per cui loro ai cavalli sono legatissimi. Queste sono ancora più grandi. Queste sono il doppio. Questa qui l'abbiamo fatto con 10 cavalli. Spade che sono sempre sinti. L'abbiamo fatto una da Avezzano, mi sembra, Benafro. E dovevamo, non se ne è parlato di questo funerale. Ma no, perché io so addirittura, è stato fatto un funerale, mi sembra, a Padova, sempre col lancio dei fiori e tutto, ma non se ne è accorto nessuno. Il problema è che a Roma non se ne è accorto chi la città dovrebbe amministrarla, garantendone la sicurezza. Possibile? Il funerale è comunque nasce da un atto pubblico, che sarebbe l'atto di morte. Da quel momento c'è il comune che è al corrente questa cosa, per cui... A Roma quindi è successo qualcosa di più grave, chi evidentemente sapeva, ha sottovalutato il fatto. Eccoci qua. Ha fatto
importante che è stata detta. A Roma abbiamo assistito, e secondo me questo è il messaggio sbagliato, poi io capisco che la Morani voglia attaccare, poi Marino sarà giudicato dai romani e quindi finalmente insomma forse andrà a casa, ma detto questo, a Roma è passato un messaggio devastante. Perché? Perché quando c'è un funerale, il primo ufficio che viene informato è l'ufficio dell'anagrafe comunale, quindi il comune. Il secondo ufficio è quello della polizia municipale, quindi il comune. Quindi il fatto che qualcuno abbia cercato di scaricare responsabilità, abbiamo visto tanti Ponzio Pilato in questa vicenda, su non si sa bene chi, probabilmente l'unico a pagare ad oggi è stato l'elicotterista, è una cosa che preoccupa, perché dà il segnale che lo Stato non c'è. E quindi i cittadini su questo si arrabbiano, perché ritengono che lo Stato non sia in grado di difenderli, e soprattutto ovviamente hanno fatto il paragone. Se c'è un elicottero che in un periodo di difficoltà e soprattutto di allarme e terrorismo, quale quello attuale che stiamo vivendo, vola a bassa quota, al di là di cosa lancia, petali o non petali, questo insomma è arrivato sui nostri cieli come se niente fosse, nessuno l'ha fermato, sì, oddio, chi ci tutela e chi ci difende. Ma il problema non è tanto il funerale, non è tanto come muoiono le persone, il problema mi sembra più come vivono. A me faceva un po' effetto, mentre c'era prima il rimpallo di responsabilità, mio, tuo, c'era io, c'era lui, c'era l'altro, e mentre questo succede, Casa Monica se la ridono e se la ridevano e continuano a fare i loro porci comodi. Questo è il problema, non tanto la carrozza, 9, 10, 11 cavalli, è che in questo rimpallo di pubblicità, di responsabilità c'è questa cosa. La giornalista ha fatto un racconto preciso e puntuale, ha chiesto una cosa, mi sembra molto chiara: vi prendete distacco dai vostri familiari? Io, se sapessi che un mio familiare ha comportamenti come quelli di Casamoni, che sono stati denunciati da inchieste giornalistiche e purtroppo anche da inchieste della magistratura, io prenderei distacco. Loro qui non l'hanno fatto, automaticamente dissociandoci abbiamo preso le distanze, Vladimir Ciuria, leggendo le cronache abbiamo imparato che purtroppo ci sono stati dei settori di destra e di sinistra, no? Che quando si è trattato di spartirsi dei soldi si sono messi d'accordo, e sai quanto se ne sono sbattuti delle ideologie? Quindi questa è la verità, ci sono stati persone di sinistra all'interno di cooperative, come ci sono state persone all'interno della destra, che sulla mafia capitale ci hanno fatto i magnato, soldi. Quindi questo bisogna dirlo, perché se continuiamo a dire non è solo colpa tua, è solo colpa mia, la mafia capitale non la combatterà mai. Poi, se posso aggiungere, non è che c'era bisogno adesso di criticare la carrozza, perché poi ognuno si organizza il funerale come vuole, ci sono anche tanti matrimoni VIP che sono tanto pacchiani in Italia. Non è quello che deve farci dire, oddio, ma c'hanno un potere. Forse bisognava accorgersene prima. Mi sembra un'operazione di tanta ipocrisia, come dire, ah, allora sono potenti. Allora, se sono potenti o se hanno fatto dei reati, bisognava scoprirlo prima. E non adesso gridare allo scandalo per un funerale, che ognuno se lo organizza come vuole. Va bene. Anche se ma ci sono queste carrozze ovviamente vengono usate solo per il funerale o anche per fare un giro, per dire? Sì, ma poi scusa. Ma non lo so, io mica no. sono della regina Elisabetta. Mi fate sentire Federica e poi arrivo subito. Federica. Sì. Io mentre ascoltavo loro, è vero che l'impressione dei cittadini è che lo Stato non c'è, però finché, e ve lo dico veramente col cuore, si continua a dire quello c'ha 416 bis, sì, ma quell'altro c'ha corruzione, e loro rimangono nell'ombra, loro due qui, e in generale il problema della criminalità organizzata, allora veramente si sfregano le mani. Sì, non si risolve. Sono contenti che ci sia questa diatriba politica, che ci si tiri fango da una parte e dall'altra, perché poi loro sotto sotto continuano a fare, capisci? Questo è il problema. Lo sforzo della politica per far sì che arrivi un messaggio compatto di tutti contro la mafia deve essere una cosa veramente di tutte le parti in causa, noi giornalisti, io come cittadina, perché a me la scorta l'hanno data, dopo 20 giorni che è successo quel sequestro, io ho assistito a un tentato omicidio duplice sotto casa mia, io ho sentito una ragazza che gridava no, fermo, non sparare, mi sono affacciata, c'erano due del clan Spada che avevano dato 34 coltellate ai polmoni e 4 alla giugulare al clan Triassi, che hanno risposto sparando, e quando eravamo tutti affacciati e siamo a Ostia, non siamo a Corleone, Romoletto Spada alza gli occhi ai balconi e dice andate tutti dentro.
Beh, storicamente sì, Corleone storicamente si indica chi... Vieni qua, tutti quanti. Ci si perde in queste precisazioni. Mi faccia finire così capisce quello che voglio dire. No, ma il sindaco di Corleone, la signora. Appunto. Ma è questo, è giusto che si arrabbia. Certo, come si è arrabbiato lei quando ha detto tutti i Casamonica. Assolutamente, certo. Assolutamente. Bravo. Non arrabbio okay, io come sì, la classe bravo. Politica, okay, scusi. Ragione. E quindi sì, quello che voglio dire io è che quando Romoletto Spada alza gli occhi ai balconi e dice andate tutti dentro, lo spettacolo è finito, l'unica cretina che è rimasta lì fuori e dopo 6 ore è andata a denunciare dai carabinieri facendo i riconoscimenti fotografici sono io, sono rientrati tutti dentro al balcone quando il capo clan dice rientrate tutti dentro, questo vuol dire controllo del territorio, allora che giuridicamente ci sia o no un 416 bis o che ci si copra dietro, sì, è indagato, non è ancora condannato, ci sono 3 gradi di giudizio, sinceramente fa ridere e siamo stanchi di sentirci fare questa ramanzina da loro. Dicevo che non sono invincibili. Cioè che ci non sono assolutamente invincibili. No, che invincibili, ci sono inchieste in corso, ci sono già state condanne anche in via definitiva, quindi il messaggio che bisogna dare alla gente è che non sono invincibili, anzi tutt'altro, tutt'altro che invincibili. Bisogna togliergli le coperture, quella è la verità. Quando io dico che manca lo Stato e che bisogna togliergli le coperture. Fin quando trovano un campo da coltivare, fin quando trovano nei nostri politici, nelle nostre figure che governano l'Italia nel passato e cioè nel presente, probabilmente anche nel futuro, compagni con cui andare a braccetto, persone con cui andare a cena, le famose cene e le foto dei mafiosi e dei criminali con i nostri politici dovrebbero fare rabbrividire, mi fanno rabbrividire a me come cittadino italiano, mi fanno anche incavolare se permettete, perché questo è quello che permette a dei criminali e permette a dei delinquenti di poter pensare, di poter fare quello che si vuole. Vabbè, in una città come Roma. Ho un altro servizio, vero? Ok, me lo mandate? È il servizio su Barbara Bruni che è andata un po' in giro per le agenzie di onoranze e funebri. Su questi funerali vediamo in bellezza, no, ma noi d'altra parte noi facciamo un lavoretto così, no? Che quando c'è un argomento andiamo a vedere tutto intorno quel che succede, perché a volte se parli direttamente con le persone coinvolte non ti dicono niente, se vai tutto intorno si sente delle cose abbastanza strane. Guardate un po' il servizio, hanno detto che siete stati voi, dice che abbiamo fatto noi il funerale. Noi lo sappiamo di per certo che siete stati voi. Ma senti che dici? Nessuno parla, nessuno rilascia dichiarazioni sul contestato e ricco funerale di Vittorio Casamonica. Di Casamonica, noi siamo tutti dipendenti, i principali non ci sono e non ci autorizzano, mi dispiace. L'intera organizzazione dell'esequie del capo della famiglia Casamonica si cella dietro un velo di mistero, di omertà e di paura. Abbiamo co-partecipato perché erano 3-4 agenzie che hanno partecipato. Infatti noi ne abbiamo viste altre già. Sono venuti da fuori Roma, ho visto agenzie dei Frosinone. Nessuno sa o vuole dirci chi ha avvisato il camion dell'AMA che quel giorno ripuliva le strade dai fiori o su chi abbia avvisato la volante della polizia municipale che scortava la carrozza con cavalli usata per i funerali. I figli, i nipoti che hanno 45-48 sono cresciuti con noi da ragazzini, quindi sono tanti anni che ci conosciamo. Noi fortunatamente non ci chiamano perché vanno, c'è un grosso centro all'ingrosso e lì si scelgono le bare che gli pare. Impossibile sapere di più sull'elicottero che ha sorvolato la città senza autorizzazione o sulla stampa dei manifesti che raffiguravano Vittorio Casamonica come fosse il Papa, il re di Roma. Non ne sappiamo nulla del sorvolo, quello ci hanno pensato loro. E ma anche i poster, i manifesti, sta roba qua. Ci hanno pensato tutto loro. E noi hanno voluto la macchina di Rolls Royce, quello che stava al corteo, e la macchina dei fiori. Ce n'erano 8 di pulmini. 3 nostre erano. Le altre l'hanno presa da altre agenzie, capito? Hanno pagato contanti, assegno, bonifico. Credo sì, hanno fatto un bonifico, credo, con fattura, hanno voluto tutto regolare. Io ho fatto il funerale, e io proprio personalmente, della cognata tanti anni fa, ero ragazzo, guidavo la macchina, però da casa, qui, col cavallo. Fare un funerale come quello lì. Ma anni fa l'ha portato una 21 milioni. Anni migliori. Un uomo lo diceva, gli legati non lo fare. Tutto per il buono che io. Non accolto, Quanto può essere costata questa? 20 milioni. Soltanto l'elicottero forse era 40. Sì. Io abitavo a Romanina da sempre, abitavo lì a Romanina. Hanno fatto sempre i funerali così. Ma chi? Casamonica? Ma certo che io.
Questa è la chiesa Don Bosco, dove il 20 agosto si sono svolti i funerali di Vittorio Casamonica. Che hanno scelto qua per tradizione? No, perché è un po' più grande questo. Questo è grande. Il prossimo è San Pietro, dal paio per Papa. Così abbiamo dato un quadro completo. Bene, andiamo a vedere un po'. Ecco, questa è l'inchiesta di Federica Angeli, reportage. La casa in affitto a 150 euro al mese, il rack dell'agenzia Casamonica. Di che si tratta, Federica? Dunque, sono andata in un quartiere di Roma, Vigne Nuove, dove mi avevano segnalato delle mail, ovviamente sì, anonime, sì, che gli affiliati al clan Casamonica gestivano le case del comune loro. Sì. In che senso? In che senso? Io mettiamo Paolo Del Debbio ha bisogno di una casa popolare, che fa? Nel senso che molte persone indigenti si rivolgono a loro. No, ma mettiamo che Paolo Del Debbio non abbia una lira. Mettiamo che uno Metti a lavorare per loro e diventi un loro affiliato, per cui da quel momento loro pensano comunque anche a te a livello, diciamo, di casa. Ma lavorare per loro cosa significa? O lo spaccio, o andare a recuperare i crediti, perché loro hanno cominciato così insieme alla Banda della Magliana. Vittorio Casamonica, nelle ordinanze della Banda della Magliana, quell'inchiesta, risulta come colui che ereditò il pacchetto di creditori dal banchiere della Nicoletti della Banda della Magliana per andare a riscuotere i crediti, quindi loro entrano, diciamo, nel tessuto crediti criminale, usurai, raccontiamo, sì, dovevano sennò andare sembra a riscuotere chiaramente con le minacce, con la loro forza di intimidatoria a recuperare i crediti per Nicoletti, dopodiché si sono emancipati e hanno cominciato loro a gestire questa cosa. Il passo successivo qual è stato? La gente indebitata che non poteva più restituire i soldi si vede tutt'oggi sfilare casa. Una signora, per esempio, mi raccontava, un uomo, ma non ti dico come mi raccontava, si guardava intorno, oddio, fai piano il nome di Casamonica, ma stai scherzando, ma perché sei venuta a fare, non ti far vedere qui. Questa signora aveva un figlio tossicodipendente che si era rivolto a loro per un prestito, per comprarsi la droga, presumo. Non riuscendo a saldarlo, si prendono casa della madre, dalla mattina alla sera, entrano dentro casa, prendono i vestiti, le pentole, li buttano sul pianerottolo, chiudono casa, da quel momento casa è loro. E la pigione alle case ATER del comune, quindi gestite dal Campidoglio, continuano a essere pagate dalla persona sfrattata. Nel frattempo in quelle case ci abitano o i Casamonica o persone a loro affiliate, perché nel rapporto del Viminale si parla di almeno 1000 affiliati a questo clan, italiani o stranieri, comunque non appartenenti alla famiglia. Ed ecco che loro entrano in possesso delle case. Altra inchiesta, altra parte del reportage invece era l'amorosità che hanno nelle nostre case del le case comunali. Io sono stata a Spinaceto dai Di Silvio e la signora mi racconta, Celeste Di Silvio, mi racconta, cerco di farmela insomma un po' amica, poi siamo dovuti scappare via perché ci hanno circondato, il tempo era scaduto, hanno deciso loro quello che dovevamo fare, come muoverci lì, ci rendiamo conto, no? Via Lorizzo. Sotto lì la dominio realtà è abbastanza e sotto controllo. E lei mi faceva, a parte una scritta sotto casa, Casamonica Regna, ma poi sui citofoni, tutte Spada, Casamonica e Di Silvio, e mi raccontava quanti appartamenti hanno lì loro affidati dal comune, con un'amorosità di 36.000 euro, appartamenti trasformati, mi dicevano sempre, con molto timore le persone, molto spesso in centrali di spaccio, quindi io, una casa comunale che può avere una persona indigente, viene data a un clan, magari 36 anni fa non erano ancora così dentro, per carità, cominciavano, erano agli albori, oggi sappiamo chi sono, allora facciamo un bel censimento, vediamo chi le occupa, hai una morosità di 36.000 euro, me la devi pagare, no che io ho paura a venirti a fare il controllo perché porti quel cognome. Mario, ma scusa, come mai dove ci arriva una telecamera o ci arriva una penna non ci possono arrivare quelli che ci devono arrivare? Perché l'ha detto benissimo la collega all'inizio, perché c'è evidentemente, quando ci sono queste situazioni, c'è della complicità. Cioè, non può essere semplicemente per ignoranza o non vedere, evidentemente ci sono delle protezioni. Ma è una complicità, Federica, diciamo, anche a livello di procura, ma se tu dovessi dire una percentuale tra
la complicità della burocrazia e la complicità della politica. In percentuale? Sì. Ma la burocrazia... Beh, oddio, io ci metterei, perdonami se te lo dico, ma te lo dico perché c'è stato un arresto clamoroso, sì, che sì, forse non ricordiamo, il PM Staffa, sì, che, venne, che andò a letto d'accordo, con la donna di Consiglio Casamonica per farsi scontare la pena. E come andiamo avanti noi, certo, se gli scontano le pene, certo, i PM? A chi ci affidiamo? Sì, sì. Però diciamo... Sì, sì. Sì, sì. Allora, ciò no, ferma tutto, c'ho una buona telefonata per il comune di Corleone. Allora, chi c'ho al telefono? Pronto? Pronto, buonasera. Ah, ecco, è Antonio Candela, direttore generale dell'ASL di Palermo. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ospiti studio. Che mi dice Candela? Ma da chi ho ascoltato con attenzione, c'è una buona notizia, il sindaco Leoluchina Savona, che è anche presidente della conferenza dei sindaci, il 2 settembre abbiamo approvato un atto aziendale che prevede un potenziamento dell'ospedale di Corleone. Per quanto riguarda invece questi lavori di completamento e di ristrutturazione del presidio ospedaliero, quelli che sono stati definiti appunto il terzo braccio, nel mese di agosto l'assessorato regionale alla salute ha già validato questi lavori che fanno parte dell'accordo di programma e ha trasmesso già al Ministero della, al Ministero competente della salute per la, definitiva approvazione e per l'emissione di appositi decreti. Ma è microfonato il sindaco? O no? Come? No, no, niente, scusi. Sì, quindi è una buona notizia perché finalmente è un grande passo avanti in tal senso. Ecco, questi passi avanti, il prossimo qual è? Il prossimo è quello che attendiamo appunto che il Ministero validi e approvi quello che ha mandato l'assessorato regionale della salute con i tempi che diciamo conosco, Lea Savona sa come ci muoviamo in azienda sanitaria, in tempi brevissimi andremo subito a bando e andremo a definire questo terzo braccio per costruire quella che è una cittadella della salute. Ho capito. Che manca a Corleone. È soddisfatto, sindaco? Io intanto saluto il dirigente generale, sì, dottore Candela, sì, il quale è stato un dirigente molto ma molto bravo. Vabbè, e attento mi dica alle nostre sulla cosa in sé. Il 2 di settembre abbiamo realizzato, sì, questa conferenza, sì, dei sindaci provinciale. Ma è sufficiente o no, quanto ha detto? Per tutto ciò che ha portato a termine il dottore Candela è sufficiente. Il problema è che la politica poi decide alla fine. Siccome, sì, noi nel 1989 avevamo avuto finanziato un progetto che iniziò dopo nell'89? Questo ospedale. Sì. È stato finanziato nel 1989, sono iniziati i lavori nel 1992, dopo 2 anni sono terminati i lavori, nel 2001 sono riniziati i lavori, nel 2007 hanno consegnato, allora, solo così, una parte. Va bene. Siccome adesso sono con in chiusura, questa notizia del 2015... Ho la preoccupazione che, sì, purtroppo magari un altro colpo, sì, di scena avvenga come quelle che sono avvenute, sì, nei tempi passati e questo benedetto polo ospedaliero non si realizzi e pertanto mette a repentaglio la salute dei cittadini. Senta, dottor Candela, sì, e lo dico anche qui al sindaco Savona, facciamo, sì, così, diamoci un tempo. No? Certo. E certo, magari ne riparliamo qua, vediamo un po'. Perché volentieri, a volte, volentieri. La volentieri, televisione aiuta, no? Assolutamente sì. Scioglie, diciamo. Io volevo chiedere. Allora facciamo così, ne riparliamo anche fra quanto, sindaco? Un mesetto? Senz'altro, ma volevo chiedere oltre, diciamo. Aspetti, dottore Candela, va bene fra un mese? Sì, tra un mese o anche prima, nel momento. No, perché un mese sarebbe già in Italia, sarebbe già, è un giorno un mese. Un mese per me. Vabbè, devo chiudere, c'ho i te. Grazie dottore, ci sentiamo presto. Io sono un iperattivo, quindi un mese, sì, per, sì, me sono tanto. Grazie tante dottore. Come dirigente, sì. Grazie. Grazie al sindaco che è stato con noi, purtroppo per Bergamini non ho. Vabbè, succede, però magari poi ci torniamo, sì, anche sulla, cioè, ovviamente, non abbandoniamo noi. Allora, dopo di noi, non cambiate canale. C'è il primo appuntamento annuale con Terra, Tonica Puozzo. Il tema della puntata è chi preme dalle porte
dell'Europa e perché gli inviati sono andati in Grecia, Turchia e al confine tra Serbia e Ungheria. Io saluto e ringrazio tutti, ringrazio Barbara Saltamartini, grazie. Michela Biancofiore Forza Italia, Mario Giordano, grazie ad Enrico Casamonica e Moreno Di Rocco, grazie tante Federica, grazie, complimentimi tantissimi per quello che fai, eh? Poi magari torni a raccontarci un po' di cose. Grazie a Saifa Bid, grazie per stare con noi, Vladimir Luxuria e Alessia Morani del PD. Grazie ai miei stupendi inviati, Nausicaa della Valle in piazza Roma e Roberto Poletti in piazza Parma. Noi ci vediamo naturalmente domani sera alle 20.30 dalla vostra parte, come tutte le sere, e quindi ora andate a riposare, lo sapete, solita storia, poi passate una giornata felice, poi naturalmente arrivate a casa dopo aver finito il lavoro, una sciacquatina, una pettinatina e pronti alle 20.30 davanti alla televisione. Noi ci poi vediamo poi lunedì prossimo, sempre alle 20.30. Buonanotte!